Sa una cosa, Doc? Svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Ha vegliato su di me mentre dormivo? Vegliamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione. Rieducazione, per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore. Qual è allora? Non vorrà che glielo dica. Quando vieni scoperto dalle guardie, interrompi la loro linea visiva e nasconditi. Rimani nascosto finché non torni a noi. Sono vivo. Ma vi ho visto colpirmi. La morte mi ha preso. Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi. E poi sei entrato nel sonno della morte. Del grembo. Così da risvegliarti e rinascere. A quale fine? Ricordi, Altair, per cosa combattono gli assassini? La pace, in ogni cosa. Sì, in ogni cosa. Non basta arrestare la violenza di un uomo su un altro. Si riferisce anche alla pace dentro di noi. Non puoi avere l'una senza l'altra. Così si dice. Così è! Ma tu, figlio mio, non hai trovato la pace interiore. E purtroppo questo si vede. Sei arrogante e presuntuoso. Non siete stato voi a dire che niente è reale e che tutto è lecito. Non comprendi il reale significato di questa frase, figliuolo. Essa non garantisce la libertà di fare come ti aggrada. È una nozione che deve guidare i tuoi sensi. Presuppone una saggezza di cui chiaramente difetti. Allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato. Malik crede che sia giusto. La tua vita in cambio di quella di suo fratello. Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento. Vedrai che sei stato privato dei tuoi averi, oltre che del rango. Sei tornato un novizio, un bambino. Com'eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine. Ti sto offrendo l'occasione di redimerti. Dovrai meritarti il rientro nella confraternita. Presumo che abbiate in mente qualcosa. Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino. Un vero assassino. Volete che uccida qualcuno? No, non ancora almeno. Per il momento ritornerai a fare l'allievo. Non ce n'è bisogno, sono un priore. Eri un priore. Altri rintracciavano le vittime per te, ma ora non più. Oggi dovrai trovartele da solo. Se questo è il vostro volere. Lo è. Allora ditemi che cosa devo fare. Sono stato tradito. Qualcuno stava aiutando Roberto di Sable. Uno dei nostri. Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo. Cosa potete fare? Ah, ma questo è quanto. Ti ho già detto tutto. Il resto sta a te. Salute e pace, Altair. Mi sbarri il passo. Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti. Di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. Comunque sia,
Non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Sì, sì. Possiamo rigliare, borseggiare o usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì. Inizia al mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, inizia dal mercato del villaggio. Dove sta andando? Farà del male a qualcuno. Farà male a qualcuno. Avrebbe dovuto fare attenzione a dove andare. Sarà in ritardo per un appuntamento. Pensato, quello deve essere fuori di senno. So ciò che ho visto. Mazun ha aperto la porta. Ha fatto entrare i Templari. Allora devi dirlo ad Al-Mualim. Non posso. Mazun non agiva da solo. L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza. Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno. Gliele recapitava il canestraio. Questo non è un motivo per tacere. Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco. Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta. Parla col canestraio. Può dirci il nome del complice di Mazun? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Fallo di nuovo e stacco la testa. Idiota. Dove sarà dietro? Dove fate proprio farlo? Finirà per investire qualcuno. Per favore, una sola! Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano. Ora non posso, sono occupato. Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata. Brutte notizie? Non so di che cosa parli. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo, torna più tardi. Come vuoi. Vedrete! Presto! I vostri occhi saranno aperti alla verità! Ci troviamo sulla soglia tra qui e un mondo nuovo! Un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari! Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno! L'attacco di oggi non è stato che il primo! E altri ne seguiranno se non vi pentite! Abbandonate i costumi corrotti! Ribellatevi contro il folle di Masyaf! Smascherate le sue menzogne! Piantatela, dice Paolo! Avete commesso un grave errore! Perché lottano stavolta? Che cosa c'è? Basta! Mi arrendo! Mi arrendo! Parla in fretta, dunque. Non mi interessano i tuoi giochetti. Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari. Anche tu dovresti. La loro causa è giusta. Noi? C'è un tale chiamato Jamal. Mi ha detto dei loro piani. Mi ha chiesto di aprire la porta. Ci hai tradito. Noi, che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto. Ho fatto ciò che credevo giusto. E se per questo devi uccidermi,
che sia. Non ho paura di morire. Non sta a me decidere del tuo destino. Sarà Al-Mualim a giudicare. Avanza molto rapido un ricordo più recente. Sei accusato di aver tradito la confraternita, aprendo la strada ai nostri nemici. Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla. Sono fiero di ciò che ho fatto. Mi spiace soltanto che abbiano fallito. Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore. Nel mio cuore non c'è il male, ma la verità. Io non mi pento. Allora morirai. Hai agito bene, Altair, e hai riottenuto il diritto di portare la spada. Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere. Alcuni fanno del male per ignoranza o paura. Costoro si possono salvare. Altri sono soggetti a desideri corrotti, la loro mente avvelenata e distorta. Costoro devono essere annientati. Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal. Ho superato la prova, dunque. E adesso? Oh, figliuolo. Abbiamo appena cominciato. Ho qui un elenco, formato da 9 nomi. 9 uomini che devono morire. Sono degli appestatori, dei guerrafondai. Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra e assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai. Li ucciderai. Così facendo spargerai i semi della pace, sia per la regione, sia per te stesso. In questo modo potresti redimerti. 9 vite in cambio della mia. Un'offerta assai generosa, credo. Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare. Molto bene. Recati a Damasco. Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir. Egli sia il primo a cadere. Visita la dimora degli assassini una volta in città. Invierò un colombo per informare il Rafik del tuo arrivo. Parla con lui. Scoprirai che ha molto da offrire. Se lo ritenete opportuno? Sì. Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso. Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso. È uno spreco di tempo. È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori. Come novizio, ora non devi rispondere solo a me, ma a tutta la confraternita. Ebbene sia. Prendi la tua roba e vai. Dimostra che sei ancora uno di noi.